Ciao ragazzi, in questo video volevo farvi un make-up, diciamo, veloce per, diciamo, tutti i giorni. Vi faccio vedere come faccio io il mio make-up di tutti i giorni e che soprattutto dura abbastanza. Allora, io ho già fatto la mia base e ho utilizzato praticamente, come al solito, l'Essence Soft Touch Mousse, il fondo. E questo è il numero 2 matte beige, però ho comprato l'altro giorno anche matte honey perché diciamo volevo tentare una colorazione poco più scura, diciamo, perché questa è molto chiara, quindi volevo vedere un attimo. Vabbè, comunque fatto questo metto la mia solita base per occhi di Kiko. La metto su tutto l'occhio, anche sotto l'arcata sopraccigliare. Ecco fatto. Adesso vi faccio un minimo zoom per farvi vedere gli occhi. Come li faccio? Aspettate. Ok. Allora, adesso io utilizzo uno shade stick. Allora, oggi voglio utilizzare lo shade stick, questo qui, il numero 21, ed è questo shade stick color pesca, ed è praticamente quello della nuova collezione di Kiko, quella in edizione limitata. Questo è il colore. È veramente bello, è molto primaverile. Lo vado praticamente a mettere su tutta la palpebra mobile. Vedete che bel colore che è, proprio un pesca. Un pesca, eccolo qua. Lo stendo sulla palpebra mobile. In questo modo anche un po' nella piega. E poi con il dito picchietto sopra per farlo aderire. Non lo tiro, cioè lo picchietto solamente, vedete? Picchietto. In questo modo. In questo modo praticamente voi avreste questa situazione qua, molto leggera, che praticamente è ideale. Adesso voi potete mettere anche un ombretto sopra per magari renderlo un po' più brillante. Io tendo a lasciare solamente lo shade stick perché mi dura veramente tanto. Vado solamente a mettere sotto l'arcata sopraccigliare il mio illuminante, che è questo qui, sempre di MAC, il mio solito illuminante di MAC, vedete? Questo qui, ed è Brûlé. Lo metto sotto l'arcata sopraccigliare in questo modo, in modo tale che mi illumina un po' lo sguardo. E per concludere un tocco di matita nera. Io utilizzo sempre questa di Bottega Verde, che mi ci sto trovando bene, e la metto sia nella rima interna inferiore dell'occhio, sia nella parte sopra. Ecco
così, molto molto leggero, e poi infine metto il mio mascara. Ecco qua. Praticamente il look degli occhi è finito. Risulta in questo modo. È molto veloce, molto leggero, carino per tutto il giorno. Sulle guance vado a mettere il mio blush di Maybelline, questo color pesca. E sulle labbra invece vado a mettere prima un velo di burro cacao. Poi, se mi va, metto un gloss, altrimenti metto un rossetto sopra. Io vado a mettere questo rossetto qui, che è il 233 di 233 di L'Oreal, della linea Accord Neutral Blonde per le bionde. Ecco qua. Praticamente questo è il look terminato. È semplice, è veloce e comunque è molto molto carino per il giorno. Io vi saluto e vi mando un bacio al prossimo video. Ciao ciao!